Nell'ATP Challenger di Roseto un solo italiano è riuscito ad approdare ai quarti di finale in programma nella giornata di oggi. Alessandro Giannesi, 184 del mondo, ha vinto il derby azzurro con Pellegrino 6-4-6-2. Alessandro è l'ultimo italiano, speriamo di averlo in finale con rispetto di tutti i giocatori, però avere in finale un italiano è sempre bello. Questa formula così particolare, io ho detto, si è creato un 160 punti, perché in due settimane, 80 punti per settimana, Taberner è stato fin dall'inizio, anche Alessandro Giannesi, cioè per i giocatori che sono stati su tutte e due le settimane c'è la possibilità di prendere tanti punti senza spostarsi. E quindi anche oggi ci sono partite che sono molto incerte, quindi è veramente difficile fare un pronostico. Livello altissimo anche nel doppio. Doppio livello altissimo, un torneo importante. Stiamo parlando di un 80 punti che costituisce un 125 punti. Questa è la formula giusta, stare due settimane in un territorio come Roseto, che non è semplicissima da raggiungere da Pescara, da Roma, e quindi aiutare il territorio non solo dal punto di vista economico ma anche della riuscita degli eventi. Allora, diciamo che questa settimana il tempo ci ha assistito, quindi c'è stato molto più pubblico, hanno risposto benissimo le scuole della provincia, perché noi facciamo, se ci abbiniamo sempre l'evento tennis e scuola, quindi tutti i ragazzi della provincia, lunedì al venerdì, possono portare i ragazzi ad assistere, e così facciamo pure un po' di promozione e propaganda. Questa settimana c'è stato pure un po' più il contributo delle scuole tennis abruzzesi, quindi diciamo per il momento un bilancio positivo. E oggi vanno in campo i migliori, o almeno quelli che hanno giocato meglio. Sono state delle sorprese clamorose, l'uscita di Vesle e di Mager, però gli altri che sono andati avanti vuol dire che meritavano, quindi in bocca al lupo a loro. Per il doppio, per quanto riguarda il doppio? Ma il doppio stanno rispettando un po', diciamo, le teste di serie, quindi vediamoci, oggi dobbiamo assistere a delle belle partite. Sì, c'è un bellissimo ambiente, è sempre un piacere per me venire qui in Abruzzo, ho dei bellissimi ricordi e devo dire che in queste due settimane il pubblico si è fatto sentire, ci dà un grandissimo supporto, e questo sicuramente è buono per noi italiani in questo circuito e ci fa molto piacere. È un livello molto alto questo torneo, comunque sono 80 i punti ATP che in questo momento, visto che a livello europeo non ci sono tornei, rappresentano veramente molto. Assolutamente sì, i tornei Challenger sono di un livello fortissimo, quindi ogni partita è molto difficile, molto complicata. Ci sono tanti punti in palio, hai detto bene te, ci sono pochi tornei in questo momento, quindi sono tutti molto carichi i giocatori, ma proviamo a fare del nostro meglio. Infine ricordiamo che la finalissima ATP Challenger di Roseto in programma per domenica 20 marzo sarà trasmessa in diretta dalle ore 11 sul canale Rete 8 Sport.